Benvenuti nel nuovo appuntamento con l'intervista di Newsweek. Oggi incontriamo Jack Savoretti. Ciao Jack, tutto Ciao, bene? buongiorno. Buongiorno, allora sei a Milano. Io volevo fare un'intervista con te dalla Liguria, Tu dove ora sei, Marco? Tu dove sei? Sei a sono a Roma? Milano, Milano Ah, anch'io, sei a sì. Milano. Ah, Dovevamo next. farla in riva al mare. Beh, veramente. Prossima volta. Prossima volta sì. Anche perché comunque diciamo che il mare è un po' anche è dentro questo tuo nuovo disco che sta uscendo, Miss Italia, che uscirà venerdì. E raccontami brevemente, cioè se dovessi, partiamo così, se dovessi identificarlo con cinque parole chiave, con che parole lo identificheresti il disco? Poi ti faccio una serie di domande su quello che ho percepito io piace È una di cartolina, che sto invitando a chi forse non conosce l'Italia bene. È una cartolina da parte mia di un'Italia che ho conosciuto meglio in questi ultimi anni, legandomi molto di più a questo paese culturalmente, musicalmente e anche personalmente. Quindi è una cartolina dicendo: venite a vedere cosa ho scoperto, vi faccio vedere un'Italia che forse non conoscete e non giudicatela sulla superficialità di quello che pensate che l'Italia è. Venite a indagare un po' più e vedrete una cosa affascinante. Infatti l'album è tutto un po' un gioco di parole, anche di immagini, sul cliché dell'Italia, però se vieni dentro a vedere c'è molto di più affascinante. ascolta, io ci ho letto un po' di nostalgia, di malinconia, di sentimenti, ma anche di amore, di Sì. romanticismo e anche appunto di amore per l'Italia. Cioè, Assolutamente sì. uno spettro sonoro e anche sicuramente emotivo che esce un po' da te. Mi ha colpito una frase che raccontando le varie canzoni, il traccia per traccia che hai fatto, dici per canzoni romantiche che in radio si sentono tanto canzoni che parlano di amore, magari amore travagliato, doloroso, però poche canzoni romantiche, poche canzoni che raccontano, cioè il vero romanticismo. Ma lo stiamo perdendo, oppure secondo te lo stiamo perdendo, oppure è soltanto che è difficile raccontarlo, è più semplice raccontare il travaglio, la parte È dolorosa. difficile metterli in radio. No, beh, ci sono le canzoni romantiche in giro, figurati, solo che non sono più in radio, non sono forse considerati, se vogliamo, il romanticismo, secondo a chi tira le corde del commercialismo, non ha più valore. E in questo io non sono d'accordo, che secondo me il romanticismo ha tantissimo valore. Nel cinema lo si vede, nella TV lo si vede tantissimo, nella musica. È difficile, come diventi troppo romantico, ti sbatte una porta in faccia, secondo me, musicalmente. Ed è un peccato perché tutta la musica che dura ha del romanticismo dentro, se vogliamo. E quando dico romantico, non dico canzoni solo d'amore. Cioè, le canzoni romantiche possono essere tragiche anche a volte. Sai, la morte può essere romantica, come la nascita di un figlio può essere romantica. Non è solo amore di cui sto parlando, però sì, secondo me c'è un po' una mancanza. E infatti la canzone Canzoni Romantiche è semplicissima, perché voglio far vedere che a volte secondo me la gente pensa che il romanticismo sia una cosa too much, è troppo impegnativo. Invece quella canzone lì, proprio ripeto, anche la melodia del coro, canzone romantica, romantica, secondo me è molto romantico in sé, la banalità, se vogliamo, la semplicità di questa frase lo rende romantica. Quindi a volte il romanticismo può essere super semplice, non deve essere una cosa profonda e complicata, può essere anche semplicissima, anzi a volte la semplicità è quello che lo rende proprio romantico. Tu hai un osservatorio particolare perché hai questo osservatorio del mercato italiano, dell'Italia, anche se osservatorio internazionale, e anche all'estero c'è questo Sì, sensibilismo culturale. secondo me sì. Forse in Francia no, in Francia danno ancora tantissimo valore al romanticismo.
l'hanno mantenuta bene perché è da più anni che secondo me hanno mantenuto il valore della loro lingua e della loro tradizione di scrittura francese nella musica, mentre l'italiano si è persa per tanti anni questa cosa qua, si sono buttati sull'internazionale, sugli italiani che cantano in inglese, invece sta tornando adesso e col ritorno del dare valore alla propria lingua, secondo me si torna a dare valore anche al romanticismo della propria lingua. Non è più vista come una parola sporca, romantico, o ad essere romantici, che per adesso forse era vista un po' cliché, ma in Francia l'hanno tenuta, in inglese l'hanno persa un po', ma se vogliamo essere onesti, l'inglese non è mai stato conosciuto per il romanticismo, forse più gli autori americani lo sono stati. Quindi sì, anche nei Beatles c'era forse solo un romantico, che era George Harrison. Gli altri erano geni, ma forse non romantici. Ascolta, un'altra cosa che ho percepito, che mi è immersa ascoltando il tuo disco, è che comunque suona come un disco di Jack Savoretti, indipendentemente da come sia cantato. Poi, vabbè, sotto il profilo delle liriche cambiamo, cioè c'è proprio un Sì. cambio, però il suono è quello di, è il tuo. Cioè, è stato difficile adattarlo alla lingua italiana oppure ti è venuto semplice? No, è stato difficile mantenere il mio, perché all'inizio sono venuto qua da studente e sono venuto con la mente aperta, curiosità, sono venuto a imparare, non a insegnare. Quindi c'è stato un periodo dove stavo quasi imparando troppo e stavo perdendo un po' la mia identità, se vogliamo. Quindi ho frenato, ho messo un po' il freno a mano, perché non volevo fare un album italiano. Volevo fare il mio album, volevo che fosse genuinamente mia, però in italiano. Questa volta dovevo usare il linguaggio che associavo alla mia infanzia, alle mie radici, a mio padre specialmente. Volevo usare un linguaggio nuovo, però volevo sempre essere me stesso, non volevo fare finta di essere un cantautore italiano. E c'è stato un periodo dove un po' stavo entrando nel pericolo di uno che tentava di fare l'album italiano. E questo mi preoccupava, quindi mi sono tenuto indietro. Ho preso tutto quello che ho imparato qua in Italia, a Milano, a Roma, con i miei vari amici e collaboratori qua in Italia, e sono tornato in Inghilterra. E sono tornato in Inghilterra e mi sono messo a lavorare con i miei amici collaboratori in Inghilterra, che uso storicamente, per ritrovare quel bilancio tra quello che avevo imparato e chi sono sempre stato. E lì c'è stato questo momento Eureka, dove ho trovato, ok. So chi sono anche in italiano. E da lì, secondo me, era il giorno dove ho deciso ufficialmente di fare questo album. Perché prima era un po' come dalla pesca, ho tirato l'ama per vedere se funzionava. Perché poteva, cioè, sai, ci sono stati tanti momenti di dubbio. Ignora, scusa. No, no. Tanti momenti di dubbio, sia personale che anche creativamente, anche artisticamente, dove ho detto non lo so se questa è una buona idea. Però quando sono riuscito a portare quello che ho imparato qua in Inghilterra e metterlo tutto insieme, lì c'è stato un momento dove ho detto: no, no, questo sono io, ci sta, questo sono io, si può fare. No, no, ma è una buona idea, è avuto una buona idea. Grazie. Anche perché comunque è un po' diverso rispetto a quello che c'è di omologato che sta uscendo, in Italia ci Sì, vuole prima esatto, e non qualcosa. volevo cadere in quella trappola, se vogliamo, di cercare di soddisfare un mercato. Questa è la cosa che mi dava, che ci sono quasi caduto, perché ci si casca quasi sempre. Però sono contento, infatti non volevo fare niente di fretta, perché se avessimo fatto di fretta sarebbe successo quello, saremmo cascati nel cliché di cosa il mercato si aspetta da uno che fa questo album. Invece con le tempistiche giuste siamo riusciti a allontanarci un po' dall'album e dire: ok, aspetta, cosa stiamo facendo qua? Non lo stiamo facendo per quello, quindi non facciamolo così. E anche con le collaborazioni che hai avuto con il dentro, c'è cioè proprio un mondo variegato, si passa, cioè c'è un po' di tutto dentro, c'è cioè proprio da Natalia Imbruglia a Miles Kane, a Sveglia Ginevra, cioè cosa volevi creare in questo puzzle Non è che di... volevo creare niente, era il lusso del tempo, con l'uso del tempo, con la possibilità di fare le cose per piano, ma fatte bene,
La gente si è fatta un po' vedere, si sono fatti invitare alla festa anche non da invitati. Miles, per esempio, come ha saputo che faceva un album italiano, ha detto: io sono su questo Detto, album. ci L'ha detto sono. lui, io ci sono. Perché lui è pazzo per l'Italia, è proprio una droga per lui tutta la cultura italiana, è innamorato di questo paese. Anche Dan Rothman, che ha prodotto Sarà Sempre Domenica, che fa parte di London Grammar, anche lui è malato di tutto quello che è italiano, mi ha chiesto con le tempistiche la gente è venuta a sapere che io stavo facendo questo progetto, quindi hanno voluto fare parte. Sveglia Ginevra l'ho conosciuto tramite Milo Fantin della Concerto, il mio agente qua in Italia, il mio manager che conosceva già il suo lavoro, mi ha detto devi sentire questa ragazza perché è un poeta, e infatti era bello perché veniamo da due mondi di scrittura totalmente diversi. E io volevo che si sentisse proprio quei due mondi nella canzone, che non fosse una canzone di Sveglia Ginevra dove canto io e che non fosse una canzone di Jack Savoretti dove canta lei. Sono due, sembra quasi che abbiamo preso una canzone su una canzone mia e messa insieme Sì, è vero, così. Quindi e questa era un po' l'idea di trovare, mettere i nostri due mondi insieme. Poi che altro c'è? Natalie, anche lei è in un periodo della vita dove vuole scoprire più la sua italianità. Quindi gli ho detto sali a bordo, siamo sul treno vieni della scoperta, con me. vieni con me, dai, io ci sono già qua. Quindi sì, quindi è stato molto bello chi ne ha fatto parte dell'Isla Montague anche, no, ci sono le persone, Carla Morrison, che anche lei è innamorata della musica italiana, e lì parlando di musica romantica, lei ha una delle voci più romantiche, secondo me, sulla faccia della terra in questo momento. E mi piaceva molto anche il paradosso della mia voce e della sua. Io che sono un po' sforzato, sporco, e lei pulitissima, delicatissima. Questo mettere insieme le nostre due voci, secondo me, è molto romantico, perché fa vedere i due lati dello stesso sentimento. Le mie canzoni preferite sono Bada Bing, Bada Boom, Anche cioè me, divertenti, anche mi secondo me è piace una. anche gli arrangiamenti, mi piace un po' Sì, tutto il vibe, sì. E sì. poi sotto profilo lirico La Casa Colorata, che la sento Ah, molto, sì? sì, Ah. mi piace Me molto. la metto in tasca questo, perché quella è Sono molto mia quella canzone, quindi sono grazie. sì, la sento. Guarda, probabilmente cioè, poi, lo Esperienza di vita. sai meglio di me. Ognuno poi quando ascolta le canzoni si va a cercare in se stesso. Totalmente, assolutamente. Probabilmente in questo periodo sono da Casa Colorata. Quanto ti capisco. Va bene, dai. Ultima cosa, poi ti lascio. Tour, quindi farai un po' di date estive, poi ritornerai in dicembre. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa stai preparando? È un concerto totalmente come lo sono io, sarà metà in inglese, metà in italiano, metà, metà. Dove si scontrano le due culture e funziona. Invece, ero un po' preoccupato da come si traduceva tutto questo album con il nostro live che a noi piace fare, se funziona. L'abbiamo fatto adesso la prima volta settimana scorsa al Cheltenham Jazz Festival in UK. L'ho suonato anche a Zurigo, a Berlino e devo dire che funziona benissimo. Sono ancora più convinto che ho fatto bene a fare questo album perché quando lo senti nello show non è che c'è questo spacco strano, like, ci sta, funziona. Quindi vuol dire che abbiamo fatto le cose genuinamente genuine, quindi Secondo sono felice. me c'è un buon periodo per la musica cantata in italiano all'estero. Sono d'accordo, sono totalmente d'accordo. Se l'avrei fatto 5 anni fa la gente mi prendeva come un pazzo, secondo me. Ma adesso tutto quello che è italiano, la gente è affascinata da tutto quello che è italiano. Non lo Quindi vede più come qualcosa di folcloristico, cioè anzi sono totalmente, è molto legit, è molto legit, come si dice, di spessore, di valore adesso. Prima volta, se vogliamo, c'era sempre il cliché di cos'era essere, invece adesso fa figo. La gente è curiosa di tutto quello che è italiano. Va bene, Jack, ricordiamo l'uscita di Miss Italia, e ricordiamo i tuoi live.
Magari ci si incrocerà prima o poi e vediamo Grazie. di Di faccia a faccia. faccia a faccia di Grazie Marco, raccontarci un grazie po', mille. di tirare fuori un po'. Magari la prossima volta ci incontriamo al mare, dai, cioè, figure, O al anche mare o allo show, al teatro, saremo a Milano prima della fine dell'anno, ci saremo. Vabbè, veniamo a suonare 2 volte quest'estate, però saremo qua anche per una data invernale di sicuro. va bene. Ti ringrazio, Jack, e buona Grazie giornata e buona Italia. a te. Ciao.